inteso riunire quelli che rappresentano un vessillo italiano nel mondo, quelli che ancora seguono gli ordini tramandati loro da Cimabue, Giotto, Masaccio, Michelangelo, Raffaello, Caravaggio. Una voce significativa dell'arte veneta attuale. Cultura alta dovrebbe essere un modo per far crescere, far migliorare l'uomo. È una biennale davvero di grande qualità. Penso che la biennale di Asolo possa avere un grande futuro davanti a sé. Quest'anno abbiamo avuto anche degli ospiti dalla Corea e dalla Cina e ne siamo veramente orgogliosi. La prima edizione l'abbiamo portata nel 2010 e adesso che siamo alla terza edizione vediamo che continua a crescere e ci permette di portare il nome di Asolo a livello anche internazionale. Qualità di forme, di stilemi, una ricchezza di sguardi, una ricchezza di stili, un confronto con il grande linguaggio dell'arte contemporanea. Primo premio per la pittura con il dipinto Fiori di Auschwitz, Brigitta Rossetti. Disorientamento apparente, Silvio Balestra. Tutte questi visi, queste emozioni che riesci a scrutare negli occhi di chi viene premiato, è una cosa straordinaria, non c'è nulla che ci appaghi più di questo. Non avrei mai creduto di riuscire a dare queste emozioni con un progetto come il premio. Dostoevskij aggiunse: la bellezza salverà il mondo. Era un ottimista. Spetta infatti al mondo salvare la bellezza. I pittori, questi pittori, vi concorrono con la propria opera da tempo.